All'Angelini scende l'Isernia per riprendere la corsa salvezza contro il Chieti dai valori tecnici superiori a quelli dei molisani, che attualmente si attestano in classifica alla pari con gli abruzzesi. Certo è che la sosta ha permesso alle due compagini, dopo le pesanti sconfitte subite, di recuperare le necessarie motivazioni per scongiurare il profilarsi della zona pericolosa. Partono rabbiosi teatini decisi a filtrare la tattica bottonata degli ospiti, che all'ottavo subiscono la prima apprensione con Dos Santos innescato in modo fulmineo, ma che non trova il tempo giusto. Tre minuti più tardi ghiotta occasione, è Fiore che gira a rete, poi Dos Santos fa gridare ad un potenziale vantaggio mancato. Al 18° il provvidenziale Schina evita un pericolo offensivo, ma si procura una dura contusione, subito curata dal pronto intervento dei sanitari. Si riprende con i padroni di casa sempre impegnati a superare la barriera biancoceleste. 23° disimpegno goffo di Mancino, ma Comini non si coordina bene con il tiro a rete. Due minuti dopo ancora Chieti in percussione. Dos Santos penetra l'area molisana e trova l'opposizione dell'estremo schina. Si va a senso unico con tante opportunità ma senza concretizzare, come al 28° su tiro a volo di Capitan Massimo, che cerca di cogliere l'attimo fuggente. È il Chieti che fa partita, ma l'Isernia non sta a subire passivamente, e guardate che occasione ha Fontana e che intervento tira fuori Dedeo, che si ripete e salva ancora la rete teatina su tiro preciso di Panico. Poi, quasi allo scadere, l'opportunità per il Chieti si presenta su calcio di rigore per un fallo evidente commesso ai danni di Fiore. Veniali proteste, ma senza insistere troppo. E così Varone dal dischetto spiazza Schina. Tra gli applausi dei circa 500 presenti si torna negli spogliatoi, dove i rispettivi allenatori decidono di non apportare modifiche agli assetti tattici, con gli abruzzesi più bravi ad allargare il gioco e a creare penetrazioni cercate da Dos Santos, astuto nel crearsi spazi, e Fiore, padrone della fascia, da cui spedisce traversoni. L'Isernia evidenzia fallo nelle concitate fasi difensive. La squadra molisana non sfrutta meglio l'intraprendenza degli esterni di centrocampo ed inaridisce i movimenti di gioco laterale, finalizzati ad avvicinarsi alla porta avversaria. Cosa che riesce ai neroverdi, capaci anche di evidenziare le doti tecniche e le individualità. Al 19° un esempio viene dal capitan Massimo, che punge con classe e determinazione. 2-0 per i neroverdi, che non si limitano adesso a controllare il gioco, anzi lo interpretano con serena convinzione e diventano attori principali. La parte più significativa spetta a Fiore, che al 26° elude, finta l'avversario e taglia l'area per il secco 3-0. Isernia in ginocchio e Chieti rassicurato per la prova e il punteggio, tant'è che Marino richiama Fiore, che fa posto a Molenda. Il cuore biancoceleste viene premiato da un ingenuo ed evidente fallo di Zanetti su Mingione. Massima punizione e Cantoro dimezza lo svantaggio della gara, con l'Isernia che ha evidenziato un rendimento incostante ed eccessiva generosità difensiva. Salutare il risveglio primaverile del Chieti, torpore in casa molisana e settimana di passione in tutti i sensi. Mai abbandonare gli stimoli per risorgere. Comunque vada, auguri a tutti, anche con il cuore neroverde, che anima di edificante fervore operativo i tifosi speciali dell'associazione ANFAS, che in occasione della Domenica Sportiva, con la collaborazione del patron Pomponi, realizzano un banchetto di pura e squisita solidarietà per vendere gli oggetti realizzati dai ragazzi disabili. Ed il calcio prende spunto e vera motivazione per materializzare i valori importanti della vita. Mister, si esagera se si dice che hanno contato anche le individualità. Il Chieti, dal punto di vista tecnico, di molto superiore all'Isernia. Oggi hanno contato le individualità perché siamo stati squadra, perché abbiamo fatto una partita, poi è normale che poi alla fine viene fuori, ma l'individualità viene fuori quando la squadra è squadra, se no dopo l'individualità, come l'avete visto tante partite qua, si disperde. Quando sei squadra viene fuori l'individualità, come no? L'individualità sempre viene fuori, non esiste squadra. Non esiste squadra che non ha individualità, però la nostra squadra ha sofferto tutti insieme, ha passato momenti difficili durante la partita e dopo
chi vuoi che ti decide le partite? Volevo dire individualità molto evidenti rispetto a quelle dell'Isernia. Sì, però io dico che l'Isernia non è una squadretta tanto facile, va presa con le molle, soprattutto fuori casa, fa risultati, c'ha dei giocatori insomma non proprio di primo pelo. Molto combattivi. Ma anche gente che di esperienza per questa categoria, non contano i fenomeni in questa categoria, conta correre e conta gente di categoria che poi ti fa soffrire, non è la categoria dei fenomeni. La squadra non ha il primo tempo, forse una occasione ha avuto diciamo, il Chieti, quindi abbiamo avuto una buona organizzazione di squadra, di gioco, mentre noi abbiamo avuto quattro occasioni da gol. E la differenza è che loro sono riusciti a capitalizzare quello che hanno avuto, mentre noi no, bravi al Chieti, dobbiamo lavorare testa bassa e cercare di dare sempre di più, solo così possiamo sperare in una salvezza diretta. La differenza l'ha fatta la qualità dei singoli giocatori, che il Chieti è una squadra, secondo me, una delle più attrezzate per vincere il campionato, però per vicissitudine, non lo so che cosa si è inceppato nei meccanismi del Chieti fin dall'inizio, che non gli ha permesso di lottare per vincere il campionato, però come organico è una squadra per vincere il campionato.